Dei calci di rigore, è qui che si scopre la stoffa del vero campione. E la palla è sul dischetto. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, freddissimo alle spalle del portiere. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Sterling sta per calciare dal dischetto. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Si prepara a battere il secondo rigore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Mahrez si appresta a tirare il secondo rigore per la sua squadra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Tocca al terzo tiratore, siamo a metà della lotteria dei rigori. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. E così siamo sul 3-3. Occhi fissi sul pallone. Toccherà a lui tirare il quarto rigore. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. L'ha piazzata all'angolo sinistro. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità. Nessun problema per il portiere. Se scegli una soluzione simile, il portiere non si muove, fai proprio una figuraccia. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Deve assolutamente parare questo rigore. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. E ora chi sbaglia ha perso. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. La parata che decide il match. Una grande vittoria ottenuta grazie anche alla freddezza dal dischetto, grazie ai calci di rigore. Gli avversari non hanno saputo gestire la tensione dei calci di rigore. Loro sono stati bravissimi a mantenersi calmi e concentrati fino alla fine. È il momento della verità. Siamo ai calci di rigore. Segnare il primo rigore è fondamentale. 1-0, freddissimo alle spalle del portiere. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. E la palla è sul dischetto. Hazard è concentratissimo. Nessun problema per il portiere. Ha cercato di beffare il portiere, ma il beffato è stato lui stavolta. Ora possono incrementare il vantaggio. Questa è un'occasione ghiotta. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! Allungano, due gol di vantaggio. Sono sotto di due gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato.
Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Si segna da un grande vantaggio la squadra, un doppio vantaggio. E a quel punto sarebbe... Che errore, ma come ha sbagliato? Tocca al terzo tiratore, siamo a metà della lotteria dei rigori. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Di Maria sarà il quarto rigorista della sua squadra. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Si infila nell'angolo sinistro della porta. Tre gol per parte. Sergio Ramos ha la responsabilità del quinto calcio di rigore. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro! C'è ancora speranza! Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Da qui in poi si va ad oltranza. Un errore ed è finita. Perfetta esecuzione sulla destra. Ha preso la decisione giusta. Ha insaccato la palla nell'angolo opposto. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. I tifosi esultano per il gol che decide la gara. Una grande vittoria ottenuta grazie anche alla freddezza dal dischetto, grazie ai calci di rigore. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio e questa squadra ha dimostrato di averne in abbondanza. Della verità. Siamo ai calci di rigore. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0. Freddissimo alle spalle del portiere. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Sané è concentratissimo. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Si prepara a battere il secondo rigore. Rete, potente, centrale, perfetto. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Stupenda parata del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Questo rigore potrebbe ristabilire la situazione di equilibrio tra le due squadre. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Un rigore che vale la vittoria. Non deve far entrare questa palla o è finita. E questo è il tiro che decide la partita. Che delusione tremenda questa. Certo, conta anche la fortuna in situazioni come queste, quando si decide tutto dagli 11 metri. Ma bisogna segnare. Sono mancati nel momento decisivo. Non è mai facile perdere... È qui, dal dischetto, che si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo. Dove il calcio non è solo tecnica, ma è concentrazione, calma, freddezza, esperienza. Vediamo chi ne ha di più.
Lautaro Martinez è il primo della lista. 1-0, freddissimo alle spalle del portiere. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Mohamed Salah si fa avanti per battere il rigore. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Fabinho sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Perisic tirerà il terzo rigore. Portiere spiazzato, palla dentro. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità. Tre gol per parte. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Ecco che si prepara a calciare il quarto rigore per la sua squadra. Stupenda parata del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. È un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Chissà cosa passa per la testa del portiere. Tutta la partita dipende da lui. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Qui non possono sbagliare, se non entra hanno perso. È il rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. E ora si va ad oltranza. E questo rigore si perde sul fondo, incredibile. Ci ha voluto mettere forza e ha colpito troppo sotto il pallone. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Non deve far entrare questa palla o è finita. Incredibile, doveva pararla a tutti i costi e ci è riuscito. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Basterà il settimo rigore a decretare un vincitore? Staremo a vedere. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Bastoni si fa avanti per tirare l'ottavo rigore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Il Liverpool deve segnare a tutti i costi. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro, c'è ancora speranza. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La parata che decide il match. Una partita durissima, in grande equilibrio. E alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio. E questa squadra ha dimostrato di averne in abbondanza. E adesso...
Adesso bisogna avere tutta la calma e l'esperienza del caso. È il momento più importante e decisivo, quello dei calci di rigore. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha spiazzato il portiere con freddezza, si è capito subito che non avrebbe sbagliato. E la palla è sul dischetto. Burak Yılmaz è concentratissimo. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Si prepara a battere il secondo rigore. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. Splendida parata! Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Segnando questo rigore possono portare a 2 il loro vantaggio. Allungano 2 gol di vantaggio. Sono sotto di 2 gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. E qui hanno la possibilità di allungare e di ipotecare la vittoria. Rigore importantissimo. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. E così siamo sul 3-3. L'ultimo dei 5 rigoristi si prepara a calciare. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Deve assolutamente parare questo rigore. E non riesce a chiudere la partita. Ha cercato la precisione, il legno gli ha negato il gol. E ora si va ad oltranza. Portiere spiazzato, ma la palla non entra. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Non deve far entrare questa palla o è finita. E con questo tiro ha deciso la partita. Erano veramente vicini, vicini, vicinissimi alla vittoria. Hanno buttato via tutto ai calci di rigore. Non c'è niente da fare, perdere ai calci di rigore è sempre una beffa. Della verità, siamo ai calci di rigore. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Bernardeschi è concentratissimo. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Il divario tra le due squadre al momento è di un solo gol. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Stupenda parata del portiere.
grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Paolo Dybala tirerà il terzo rigore. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Morata sarà il quarto rigorista della sua squadra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo! Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore, hanno vinto. Non deve far entrare questa palla o è finita. E con questo tiro ha deciso la partita. Che delusione tremenda questa. Certo, conta anche la fortuna in situazioni come queste, quando si decide tutto dagli 11 metri, ma bisogna segnare. Non c'è niente da fare, perdere i calci di rigore è sempre una beffa. Tutto dagli 11 metri, la distanza che può portare verso la gloria o le critiche, gli allori o la sconfitta. Tenetevi forte, questo è il calcio, il dramma di questo sport, allo stato puro. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità. Ci vuole un grande 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Portiere trafitto alla sua sinistra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Nessun problema per il portiere. Il portiere ha scelto di rimanere fermo e ha avuto ragione. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro! C'è ancora speranza! È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. E questo è il rigore che potrebbe valere la vittoria. Stiamo a vedere se ce la fa, la partita è finita. Segna e chiude la pratica. E si aggiudicano questa gara i calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. Sono arrivati in fondo più freschi degli avversari e questo si è rivelato fondamentale nei calci di rigore.
batteria dei calci di rigore. È qui che si scopre la stoffa del vero campione. Luis Suarez si prende la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Rashford è concentratissimo. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Rigore calciato con grande sicurezza, deve averlo provato diverse volte in allenamento. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Tocca al terzo tiratore, siamo a metà della lotteria dei rigori. E il portiere la vede passare alla sua destra. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. E sbaglia, tirato malissimo. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio. E il loro vantaggio raddoppia. Il Manchester United deve segnare a tutti i costi. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. E questo è il rigore che potrebbe valere la vittoria. Stiamo a vedere se ce la fa, la partita è finita. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e ci è riuscito. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. È dentro, c'è ancora speranza. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. E ora si va ad oltranza. Portiere spiazzato, palla dentro. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Tocca al prossimo tiratore oltranza. Che errore, ma come ha sbagliato? Non deve far entrare questa palla o è finita. I tifosi esultano per il gol che decide la gara. Fa malissimo perdere e fa ancora più male perdere dal dischetto. Non c'è niente da fare, perdere i calci di rigore è sempre una beffa. Ci resta solo il tempo per ringraziare. Non importa quante volte ti sia capitata una situazione simile, ogni volta è diverso. Conta il cuore, conta la freddezza, conta la forza d'animo dagli 11 metri. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Se segnano nuovamente hanno l'opportunità di mettere in ghiaccio la partita.
Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. E il loro vantaggio raddoppia. Sono sotto di 2 gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. E adesso è il turno del secondo rigorista. Nessun problema per il portiere. Ha cercato di beffare il portiere, ma il beffato è stato lui stavolta. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Tocca al terzo tiratore. Siamo a metà della lotteria dei rigori. Grande parata. Grande il portiere. Anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Potrebbe essere lui l'eroe della partita. Se segnano, vinto. Chissà cosa passa per la testa del portiere. Tutta la partita dipende da lui. Parato. Mantiene in corsa la sua squadra. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Il Paris Saint-Germain deve segnare a tutti i costi. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Concentratissimo l'estremo difensore. Deve pararla o lo scontro termina qui. Incredibile, doveva pararla a tutti i costi e c'è riuscito. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro! C'è ancora speranza! Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Da qui in poi si va ad oltranza. Un errore ed è finita. Splendida parata! Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Adan è l'ultima speranza della sua squadra. Parato! Mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. La palla è sul dischetto. Tocca al prossimo tiratore oltranza. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. E questo è il tiro che decide la partita. Fa malissimo perdere. E fa ancora più male perdere dal dischetto. Non c'è niente da fare. Perdere i calci di rigore è sempre una beffa. Siamo ai saluti finali. E quando si arriva sul dischetto, si affrontano le proprie paure. La porta è piccola. L'estremo difensore diventa enorme. Vediamo se prevale il timore di sbagliare o la voglia di vincere. Sané è il primo della lista. 1-0! Freddissimo, alle spalle del portiere. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Dzeko sarà il prossimo a tirare. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. E adesso è il turno del secondo rigorista. Il portiere non ci sarebbe arrivato, lo salva il palo. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Vuole raggiungere la parità con questo calcio di rigore. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto.
Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Questo rigore potrebbe ristabilire la situazione di equilibrio tra le due squadre. Che disastro questo rigore! E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Deve assolutamente parare questo rigore. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere deve aver riletto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Un rigore che vale la vittoria. Non deve far entrare questa palla o è finita. Ha cercato la precisione, il legno gli ha negato il gol. E ora si va ad oltranza. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Neuer è l'ultima speranza della sua squadra. E questo è il tiro che decide la partita. Che delusione tremenda questa. Certo, conta anche la fortuna in situazioni come queste, quando si decide tutto dagli 11 metri, ma bisogna segnare. Non c'è niente da fare, perdere i calci di rigore è sempre una beffa. È il momento della verità, siamo ai calci di rigore. Segnare il primo rigore è fondamentale. 1-0. Freddissimo alle spalle del portiere. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Bernardeschi si fa avanti per battere il rigore. Uno a uno. Freddissimo qui. È 1-1 adesso. È riuscito a riequilibrare l'incontro. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. E la palla è sul dischetto. E adesso è il turno del secondo rigorista. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Tocca al terzo tiratore. Siamo a metà della lotteria dei rigori. La piazza alla destra del portiere. Che freddezza! È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. E questo rigore si perde sul fondo, incredibile! Ha colpito troppo sotto il pallone e l'ha mandato sopra la traversa. Occhi fissi sul pallone. Toccherà a lui tirare il quarto rigore. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Se questo pallone non entra, la partita è finita. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Non deve far entrare questa palla o è finita.
Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Ha cercato di beffare il portiere, ma il beffato è stato lui stavolta. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. Grande parata. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Deve assolutamente parare questo rigore. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Basterà il settimo rigore a decretare un vincitore? Staremo a vedere. Portiere spiazzato, palla dentro. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Una parata che vale quanto un gol. E si aggiudicano questa gara i calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. Sono arrivati in fondo più freschi degli avversari. E questo si è rivelato fondamentale nei calci. Ed è qui dal dischetto che si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, dove il calcio non è solo tecnica, ma è concentrazione, calma, freddezza, esperienza. Vediamo chi ne ha di più. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Rashford sarà il prossimo a tirare. Spiazza il portiere, insacca. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Il portiere non ci sarebbe arrivato, lo salva il palo. Ha cercato la precisione, il legno gli ha negato il gol. Devono assolutamente reagire, non hanno alternative. Adesso si può solo segnare. Ha spiazzato il portiere, no problem. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Portiere spiazzato e palla dentro. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Palo! Il portiere può festeggiare. Un'esecuzione quasi impeccabile. Qui è stato davvero sfortunato. Ecco che si prepara a calciare il quarto rigore per la sua squadra. Ha corso un gran rischio tirando centralmente, gli è andata bene. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. La mette lì, nell'angolo destro. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Splendida parata. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Non deve far entrare questa palla o è finita. E con questo tiro ha deciso la partita. Una partita durissima, in grande equilibrio. E alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. Sono arrivati in fondo più freschi degli avversari. E questo si è rivelato fondamentale nei calci di rigore. Gioca tutto dagli 11 metri. La distanza che può portare verso la gloria o le critiche, gli allori o la sconfitta. Tenetevi forte. Questo è il calcio, il dramma di questo sport, allo stato puro.
Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha spiazzato il portiere con freddezza, si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Dzeko sarà il prossimo a tirare. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Splendida parata. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Alexis Sanchez si appresta a tirare il secondo rigore per la sua squadra. Ottima realizzazione, centrale ma efficace. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Il divario tra le due squadre al momento è di un solo gol. Si infila nell'angolo sinistro della porta. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Tocca al terzo tiratore, siamo a metà della lotteria dei rigori. Portiere spiazzato e palla dentro. Rigore calciato con grande sicurezza, deve averlo provato diverse volte in allenamento. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Un rigore che vale la vittoria. Adan è l'ultima speranza della sua squadra. E questo è il tiro che decide la partita. Fa malissimo perdere e fa ancora più male perdere dal dischetto. Non c'è niente da fare, perdere i calci di rigore è sempre una beffa. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Ed è qui, dal dischetto, che si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, dove il calcio non è solo tecnica, ma è concentrazione, calma, freddezza, esperienza. Vediamo chi ne ha di più. Burak Yılmaz si prende la responsabilità di calciare il primo rigore. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere! Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Rashford si fa avanti per battere il rigore. Grande parata! Il portiere deve avergli letto nel pensiero, sapeva esattamente come avrebbe calciato. Si prepara a battere il secondo rigore. Portiere spiazzato e palla dentro. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Il portiere non ci sarebbe arrivato, lo salva il palo. Se segnano nuovamente hanno l'opportunità di mettere in ghiaccio la partita. E il loro vantaggio raddoppia. Sono sotto di due gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Si segna da un grande vantaggio la squadra, un doppio vantaggio. E a quel punto sarebbe davvero rassicurante. Splendida parata. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. L'ultimo dei cinque rigoristi si prepara a calciare.
colpisce il palo, clamoroso! Il portiere era battuto, ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Un rigore che vale la vittoria. Deve assolutamente parare questo rigore. E questo è il tiro che decide la partita. Che delusione tremenda questa. Certo, conta anche la fortuna in situazioni come queste, quando si decide tutto dagli 11 metri. Ma bisogna segnare. Non c'è niente da fare. Perdere i calci di rigore è sempre... a lungo per questo traguardo ed ora è il momento della verità, quello decisivo. Segnare il primo rigore è fondamentale. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Cavani calcerà dagli 11 metri. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Perisic sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Si prepara a battere il secondo rigore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si va avanti. Si infila nell'angolo sinistro della porta. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità. Situazione di parità, 3 gol a testa. Çalhanoğlu sarà il quarto rigorista della sua squadra. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Questo è un rigore decisivo. La tensione è palpabile, amici. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro! C'è ancora speranza! Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. E ora si va ad oltranza. Portiere trafitto alla sua sinistra. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Tocca al prossimo tiratore oltranza. Splendida parata. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Un rigore che vale la vittoria. Deve assolutamente parare questo rigore. Il portiere non ci sarebbe arrivato. Lo salva il palo. Ha cercato la precisione. Il legno gli ha negato il gol. D'Ambrosio si fa avanti per tirare l'ottavo rigore. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. È rigore decisivo.
non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. I tiratori sono quasi finiti, siamo al numero 9. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La mette dentro, la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Sistema la palla con cura sul dischetto. Siamo al 10° rigore, chi l'avrebbe mai detto? Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. È dentro, c'è ancora speranza. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Due portieri di fronte, una scena abbastanza inusuale. Una sfida di nervi e di testa fra i due. Stupenda parata del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Handanovic è l'ultima speranza della sua squadra. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Se scegli una soluzione simile e il portiere non si muove, fai proprio una figuraccia. Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. E sbaglia! Tirato malissimo! Non deve far entrare questa palla o è finita. Sì! Un rigore che vale la vittoria! Ce l'hanno fatta, hanno conquistato la Coppa, il traguardo che sognavano dall'inizio della stagione. È un giorno che i tifosi non dimenticheranno mai. Immagini di giubilo e tripudio dei protagonisti che si meritano di vivere appieno il loro momento dopo tanti sforzi. Perché il calcio non è solo spettacolo davanti all'obiettivo delle telecamere, ma anche duro addestramento individuale, nell'ombra. E ora possono gridarlo, siamo noi i migliori!